festa del Corpus Domini e quindi Tropea oggi ci ospita e abbiamo stamane ancora dei lavori da iniziare. Guarda che c'è qua, ecco già di per sé una creazione che ti porta alla contemplazione, vedi? Siamo in zona di mare e a te non manca la preparazione di coscienza. Allora, stavo dicendo se puoi mandare in onda tranquillamente, però siccome io non so nuotare, quindi andando in onda mi servirebbe un salvagente. Lei è responsabile di un sito internet, vero? Che nome ha questo sito internet di Kuringa? Kuringa Inn. E si occupa di che cosa? Di Kuringa. Kuringa. Soprattutto Kuringa, tutto Kuringa. Tutto Kuringa. E mentre diciamo i canali che tu stai utilizzando, è un canale? Allora, ho i canali YouTube, un paio di canali YouTube, Cesare Cesario. Quindi ti possiamo trovare su internet come Cesare Cesario, sì. Kuringa. Sì. E lì vantate di avere un albero ultramillenario, vero? Lì a Kuringa. Sì, abbiamo il platano, ma abbiamo anche alberi più giovani, però, quindi insieme al nonno, diciamo che sarebbe il platano, abbiamo anche qualche castagno, qualche leccio, qualche pianta d'olivo, insomma abbiamo piante anche più giovani, quindi non è meglio, ormai i vecchi alberi sono vecchi, quindi è meglio andare sui giovani. Ecco, notiamo in te, Cesare, un uomo già assestato nella realtà. Tu sei presidente della CIA, presidente regionale della CIA, che racchiude i pensionati, vero? Sì. Pensionati e lavoratori in ambito dell'agricoltura, se non sbaglio. Hai già un'esperienza di diversi convegni e di seminari fatti giù in Sicilia, a Taormina. Quest'anno verso dove vi proiettate a fare? Allora, noi, tu dicevi che sono ormai assestato, ma è meglio dire assettato, perché... Perché essendo della CIA pensionato, quindi ci dobbiamo assettare più che assestare. E quest'anno andremo in campagna a Pestum, dove ci sarà questo convegno dell'Italia meridionale. Sì, l'ultima domanda e poi chiudiamo, ed è bella questa diciamo ripresa dal vivo senza aver preparato le domande. Cos'è l'Azione Cattolica? L'Azione Cattolica non è niente di tutto questo, è tutto di tutto questo, perché l'Azione Cattolica contempla il fatto che è un'associazione vicina alla Chiesa, vicina ai sacerdoti e vicina al Papa, e quindi lavora per queste cose senza etichettature varie. Sì, e quest'anno si chiude l'anno di Azione Cattolica e quindi luglio vi vedrà impegnati a fare un'esperienza di comunione. E dove si chiuderà questa giornata? Allora, andremo a Lungro, uno dei paesi dell'Alto Cosentino, dove c'è l'eparchia dei sacerdoti con rito greco ortodosso, però sono cattolici, quindi sono sono latini, diciamo, e obbediscono al Papa. Una delle loro caratteristiche è che volendo si possono anche sposare, quindi ci sono dei sacerdoti sposati che hanno famiglia, ed è un'esperienza molto interessante, insomma, perché la Calabria è ricca di culture diverse che hanno fatto di questa terra uno dei punti principali sia del monachesimo che della cristianità occidentale. Allora, oggi vediamo una persona poliedrica
che abbraccia diverse tematiche. Entra in modo predominante da parte mia una domanda, cosa che io non gliela volevo fare. Diciamo inserire come comunicazione, come esperienza verso il mondo web. Ma è il fatto che sono un genitore come sono altri milioni di persone che fanno i genitori, e uno cerca di farlo nel miglior modo possibile. E per il web, che dire, non ci sono nessuna formule, e né posso dare consigli a chi che sia, perché non genitori, o uno lo fa e lo sente, oppure non lo fa e non lo sente. Quindi niente, nessun consiglio e nessuna consiglio, appunto. Bene, io chiudo questa parte in un giorno particolare di sole. Siamo a domenica. Buongiorno, siamo a Tropea con Cesare Cesari, il fratello, diciamo, del magistrato onorario, il quale gentilmente ci ha concesso una sua intervista. E lei sta seguendo Vito da diversi anni. È un giornalista, è, diciamo, coordinatore di una rivista, nonché di un sito internet molto importante di Coringa. E queste giornate, che è una riunione della famiglia salesiana, vero? E lei in merito cosa può dire? Allora, in merito è che seguo mio fratello da 70 anni, da oltre 70 anni, perché lo sopporto e lo supporto. E io faccio parte della famiglia salesiana di seconda mano, praticamente, perché io non sono un salesiano, io sono un manco ex salesiano. Sono uno che si è intrufolato. Sì, si nota, diciamo, bella simpatia da prendere come sorriso, un sorriso che solamente alcuni elementi umani possono dare, sprigionare da un animo vero, cristiano. Lei fa parte di una di Azione Cattolica, un uomo di Azione Cattolica della Chiesa di Coringa. E quindi la sua presenza io la ritengo necessaria per questo evento di Pizzo, diciamo, di Tropea, zona Tropea Pizzo. Quindi la domanda qual è? La domanda è la sua testimonianza che può dare. Allora, la mia testimonianza durante l'omelia che farò alla messa, poi spiegherò un po' tutto, quindi è una testimonianza, poi vedremo. Simpatica. Lei ci consente di mandare in onda sul web, sui nostri canali YouTube, che hanno comunicazione, hanno cultura, ed è una formazione datoci prettamente dall'Università, della Pontificia Università Lateranense della Città del Vaticano. Allora, continuando, siccome qua abbiamo dei squarci diciamo naturali che veramente fanno parlare, se tu ti alzi un solo secondo, guarda.